una sequenza fatta di colpi di gomito, di pugni, di ginocchia e di calci. È importante questa sequenza perché dà l'inizio di tutto il sistema, tecniche tradizionali e tecniche anche no. Questa è importante farla vedere a chiunque si appresti in questo cammino. E per gli avanzati, per gli istruttori, è importante soprattutto per dare lo spunto di come il sistema si evolve. Si iniziano con le tecniche basi e poi passare alle tecniche un pochino più complicate. Adesso vedete la sequenza, non frontalmente, ma dai lati.